e uno. Bentornati. Dai, vai. Bentornati sulla Via dell'Infinito. Oggi ci troviamo a San Ginesio, uno dei borghi più belli d'Italia, ma anche balcone dei Monti Sibillini. E allora partiamo, no? Il nome di San Ginesio è legato a quello del patrono Lucio Ginesio, artista e martire romano. Il comune, che sorge a 690 metri, fa parte del Parco dei Monti Sibillini. E ora ci stiamo dirigendo verso la chiesa di San Gregorio. La chiesa di San Gregorio venne ricostruita in stile neogotico nel 1902. La chiesa sorge dove un tempo era situata un'altra chiesa, romanica, appartenente ai Benedettini. L'ospedale dei Pellegrini, o di San Paolo, venne costruito prima del XIV secolo. La sua struttura è composta da un portico e un loggiato. Per secoli tale struttura conservò il significato che noi ancora oggi diamo al termine ospedale. Appena fuori Porta Picena è possibile immergersi nel verde, ma al tempo stesso nella storia. Il Parco della Rimembranza è infatti dedicato ai caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Sicuramente un luogo suggestivo e da non perdere. E per oggi è tutto, appuntamento alla prossima puntata, sempre sulla Via dell'Infinito!